Intensa giornata di confronto nella sede dell'Assessorato degli Affari Generali sul progetto per la diffusione della rete in fibra ottica nel territorio regionale. Gli assessori degli Affari Generali Filippo Spano e degli enti locali Cristiano Irriu hanno affrontato con l'amministratore delegato di Infratel Salvo Lombardo e con Chicco Porcu, componente del CDA della società in-house del Ministero dello Sviluppo Economico, questioni specifiche che riguardano l'attuale programma di interventi in 313 comuni in fase di attuazione e il piano appena finanziato con 83 milioni di euro. Tra i punti esaminati nel corso dei tavoli tematici, quello più spinoso, il ruolo delle imprese sarde nella procedura di gara. L'assessore Spano ha voluto dare immediata risposta alle piccole e medie imprese sarde che avevano chiesto di essere messe nelle condizioni di partecipare alle procedure di selezione per i lavori dei comuni, in totale 77, non inclusi negli interventi di infrastrutturazione in corso dal 2016. Dai vertici di Infratel sono giunte ampie rassicurazioni, precisano i due membri dell'esecutivo. In particolare l'amministratore delegato alla società in-house del MISE ha chiarito ai rappresentanti del mondo produttivo che per le imprese isolane si aprono tre strade in vista del nuovo bando: la partecipazione in forma aggregata alla selezione, la partecipazione alla gara promossa dal soggetto concessionario che deve riservare uno spazio adeguato ad altre imprese, la realizzazione dei lavori della fase di subappalto su cui Infratel eserciterà un controllo stringente per contrastare eventuali violazioni delle norme. Nelle prossime settimane, assicurano dalla Regione, saranno organizzati momenti di approfondimento per informare le imprese. Intanto 24 comuni sono stati raggiunti grazie al progetto promosso dalla Giunta Pigliaru, dalla nuova rete in fibra ottica. In altri 110 i lavori sono in una fase molto avanzata. In tutti gli altri, dopo aver fatto chiarezza su permessi e autorizzazioni, i tempi di realizzazione delle opere potrebbero sensibilmente ridursi, con l'obiettivo di chiudere tutti i cantieri nei primi mesi del 2018.